L'amministrazione è particolarmente lieta di inaugurare questa mostra perché anche il sindaco si è sempre fatto promotore in prima persona di tutto quello che è promozione della cultura nelle sue forme più estese del tempo, quindi anche in questa mostra d'arte appunto. Io mi sento personalmente particolarmente onorata di inaugurare questa mostra che ricorda l'avvocato Elvio Albanese, che sicuramente è una figura di riferimento e di spicco nella nostra giovane storia colleferrina, una figura che io ricordo con particolare piacere sia anche da quando ero bambina, perché insomma era collega di mia madre ed è una figura che sicuramente ha fatto della sua vita una vocazione un po' al prossimo e alla società, non soltanto perché appunto chiamato ad essere prossimo, ad essere vicino in quanto avvocato, ma anche perché ha sempre tenuto ad essere presente attivamente nella vita di questa città, sia politicamente che come impegno anche per quanto riguarda tutto quello che era la sua professione. In ultimo si è fatto appunto promotore della di ottenere di nuovo che il giudice di pace avesse la sua sede a Segni. E, oltre a questo, la sua personalità così sensibile sicuramente anche a livello artistico e musicale, perché tutti insomma lo ricordiamo come appassionato di musica jazz, una persona che ha saputo fare della propria missione e della propria profonda vocazione un dono per tutta la città di Colleferro, al di là dei colori politici, al di là degli schieramenti, che io in quanto amministrazione mi sento in dovere di ringraziare e ringraziare l'associazione Artangeli che appunto ha deciso di sublimare questa figura in questa bellissima mostra. Grazie a tutti.